Sono Stefano Lorenzi, sono un arboricoltore certificato, mi occupo di tree climbing e di arboricoltura dal 93. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, mi sono specializzato nell'abbattimento controllato, nel rigging, e da 3 anni circa collaboro con Harken Industrial per lo sviluppo dei winch da abbattimento montati sulle macchine da rigging e lo sviluppo dei winch da trazione. Cerchiamo di capire meglio cos'è un winch e soprattutto cosa sono i winch da trazione e perché Harken ha voluto svilupparli per l'arboricoltura. I winch si dividono in varie categorie. Quelli, diciamo, più grandi e performanti a livello di potenza da montare sulle macchine d'abbattimento, e quelli più piccoli montati su delle piastre molto più leggere, che vengono utilizzati per dare la trazione nel sistema di abbattimento controllato. Adesso vediamo in particolare i winch da trazione che Harken ha voluto sviluppare per il mercato dell'arborismo. Questi sono winch che sono stati studiati per essere applicati in un sistema di abbattimento controllato, quindi non sono la parte principale dell'abbattimento controllato, ma coadiuvano l'azione di una macchina principale d'abbattimento. In particolare abbiamo il Traction Winch 200 e il Rigging Winch 500. Il 200 ha un carico di lavoro di 200 kg, il 500 di 500 kg. Hanno la caratteristica di essere montati su piastre molto leggere che offrono la possibilità di punti d'ancoraggio su tutta la loro circonferenza. In particolare il 200 ha anche queste piastre che aumentano il grip sul tronco quando viene montato alla base dell'albero e soprattutto permettono alla cinghia che serve a fissarlo di poter scorrere liberamente al suo interno. Questi winch da trazione sono stati studiati per dare una grande forza traente in velocità e con l'ausilio di poca forza. Di solito viene usato il paranco, che tutti noi conosciamo, è un sistema di corde carrucole che permette a una persona di moltiplicare per un determinato numero di volte la sua forza. Però chiaramente il paranco ha delle sue particolarità, delle sue problematiche. Ad esempio, quando le due carrucole si incontrano, il paranco è inefficace. Nel winch questo non succede, perché la corda gira nella campana, viene tirata dal winch ed è praticamente infinita. Inoltre, una sola persona, applicando la stessa forza, riesce a produrre molta più forza traente rispetto a un normale paranco. Leggendo i carichi di lavoro del Traction Winch 200 o del 500 si potrebbe pensare che la loro forza traente sia poca, sia debole. In realtà, facendo le prove col dinamometro, sia il 200 che il 500 hanno dimostrato molta più potenza e soprattutto con dei piccoli stratagemmi come questo, ovvero sia mettendo una carrucola sul pezzo che vogliamo tirare, che sia un tronco, che sia un pezzo di ramo, chiaramente per l'effetto paranco la forza del winch raddoppia. Qui abbiamo i winch che Harken fornisce alle principali macchine da abbattimento e da rigging che ci sono adesso sul mercato, quindi andando dal GRCS, ATD, LD1, LD2, l'Arwinch e lo Smartwinch. Sono winch che hanno un'altissima capacità di sollevamento e un grande carico di lavoro. Inoltre hanno tutti e due velocità di sollevamento. Per cercare di soddisfare le richieste tecniche del mercato dell'arboricoltura, Harken ha sviluppato questi due winch con la campana allungata. Perché? Perché nel mondo dell'abbattimento controllato e del rigging spesso bisogna usare delle funi di diametro maggiore, perché hanno portate maggiori, e di conseguenza per poter utilizzarle serviva più spazio all'interno del winch. Per questo motivo Harken ha questi due prodotti con campana allungata che rispondono a queste esigenze. Quando intendiamo che i winch da trazione Harken sono di supporto a una macchina principale da abbattimento, da rigging, intendiamo proprio questo. In questo caso il peso è tenuto da un sistema principale e viene gestito nello spazio e nel tempo sulla verticale. I winch da trazione danno la possibilità, con la loro forza traente, di portare fuori dalla verticale il peso che stiamo gestendo. Quindi sia il Rigging Winch 500 che il Traction Winch 200 hanno proprio questa funzione di spostare il peso nello spazio, supportati da un sistema principale di rigging e di abbattimento controllato. Quindi aggiungendo un winch da trazione a un sistema principale di abbattimento controllato possiamo avere il controllo del peso nelle due direzioni. Addirittura aggiungendo un terzo winch al sistema
possiamo controllare e direzionare il pezzo che stiamo calando nelle tre direzioni che vogliamo. In questo modo l'operatore e gli operatori possono avere il completo controllo in sicurezza del peso che stanno calando.